Food Attraction 2024 continua. Siamo allo stand di Mr. Dobelina, una startup italiana che è davvero ricchissima in termini di idee e contenuto. Ne parliamo con Filippo Mursia, co-founder e brand ambassador dell'azienda. Ciao Filippo e benvenuto. Grazie mille, grazie di essere qui nel nostro stand. Filippo, innanzitutto, perché Mr. Dobelina? Che cosa significa? Allora, Mr. Dobelina è un nome a cui sono sempre stato affezionato, fin da sempre, da quando avevo 18 anni. Di fatto è una canzone rap degli anni 90, una canzone che ascoltavo sempre, che mi è sempre piaciuta. E da lì il mio nome in internet e per tutte le mie avventure, un po' di progettini, è sempre stato Mr. Dobelina. Dunque, quando c'è stato da scegliere il nome dell'azienda, è stato, come ci chiamiamo? Mr. Dobelina, perché si ricollegava a tutte le mie esperienze passate, a tutto il mio know-how e la mia personalità. E veniamo dunque all'idea, alla business idea, come si dice in gergo, e la storia della costituzione dell'azienda in un minuto. Allora, Mr. Dobelina nasce perché io ho avuto la fortuna, la possibilità di lavorare a New York per diversi anni. Sono sempre stato appassionato di hamburger, ho scoperto il segreto dei veri hamburger americani, stava nel pane, questa ricetta con i fiocchi di patate. Dunque ogni volta che andavo in America, tornavo in Italia, mi portavo questo pane di patate in Italia perché nessuno lo faceva, nessuno lo produceva, era introvabile. Dopodiché Covid, dunque tutti chiusi in casa, non era più possibile andare a viaggiare negli Stati Uniti e ho detto no, io voglio mangiarmi i miei hamburger fatti bene, dunque mi sono studiato la ricetta americana, ho fatto la mia ricerca, ho fatto i miei primi tentativi in lockdown a casa dei primi ban e da lì ho chiesto un aiuto letteralmente al panificio di fianco casa e ho cominciato a fare delle hamburgerate tra amici. Abbiamo fatto l'Instagram di Mr. Dobelina, le hamburgerate, il pane con le patate. Da lì sono arrivati dei ristoratori, 3, 4, 5 ristoratori che dicevano vogliamo i panini di patate. Sicché con il mio attuale socio Piero abbiamo pensato di prendere tutta questa opportunità al volo e abbiamo messo in piedi l'azienda che adesso potete vedere qua. Siamo cresciuti da poco niente, siamo arrivati a servire centinaia di locali in tutta Italia, catene e anche un po' all'estero. Dunque nasce tutto letteralmente dalla voglia di mangiare un buon hamburger. E diciamo che il pubblico che in questo momento circonda lo stand, credo che ci siano approssimativamente più di 200 persone intorno a questo stand, fanno la fila per assaggiare il vostro prodotto che è davvero estremamente saporito. Abbiamo avuto modo di assaggiarlo un po' di nascosto nella giornata di ieri e siamo rimasti davvero molto affascinati e colpiti dal buon sapore del prodotto. Tu per ora ci dici un po' più di caratteristiche, soprattutto perché devi dirci per quale motivo siete qui a Beer and Food Attraction, quali sono le novità che presentate? Allora, partendo dalle basi, il prodotto principale è appunto questo potato roll, che è un panino per hamburger con fiocchi di patate che donano al pane, al bun, in questo caso il nome vero originale è bun. Dona delle caratteristiche particolari come una leggera dolcezza, un'estrema resistenza alle salse e soprattutto, a differenza dei tipici pani d'hamburger italiani che tendono a essere un ingrediente troppo importante che alle volte viene scartato, questo pane qua tende a scomparire per accompagnare tutti gli ingredienti e valorizzare gli ingredienti, dunque diventa un accompagnamento più che un vero protagonista del panino. Siamo qui a Beer and Food Attraction perché secondo noi è la fiera perfetta per il nostro target, con la ristorazione, hamburgerie, catene e quant'altro, e anche tanti curiosi appassionati di hamburger, e siamo qui per presentare la nostra linea base di prodotti che va dal pane in cassetta, pane hot dog, sesamo, il panino con pan brioche e poi alcune altre novità come può essere il New England, che è un panino utilizzato negli Stati Uniti per fare il lobster roll, che è un prodotto ancora mai arrivato qua in Italia, che stiamo
creando noi per la prima volta, stiamo portando noi per la prima volta. Poi stiamo portando il Subroll invece, che è una sorta di ciabatta, chiamiamolo così, sempre soffice, con il nostro impasto ispirato al footlong di Subway. Dopo questo, poi stiamo presentando un bun, il nostro sweet bun, che è un bun veramente dolce, con carico di uova e burro, a differenza degli altri che sono un po' più leggeri di gusto. E stiamo presentando il mega bun, che è il nostro bun più grande, da 14 cm e 100 grammi, per soddisfare questi italiani che vogliono i panini sempre, sempre più grandi. Beh, tanta roba, tanta Filippo, roba, tanta roba. E allora, per tutti coloro che desiderano saperne di più, avere maggiori informazioni sui vostri prodotti, intraprendere magari una relazione commerciale con voi senza alcun impegno inizialmente, qual è la URL al quale possono andare a collegarsi per scoprire tutti i prodotti, studiarseli, guardare le loro caratteristiche e infine contattarvi attraverso la pagina contatto? Ok, allora il sito è www.mrdobelina.com, come il nome del marchio, e lì potete trovare tutti i nostri prodotti, quelli base, potete acquistarli, farveli arrivare direttamente a casa in 24-48 ore. Trovate un sacco di ricette, perché ogni due settimane buttiamo fuori delle ricette, delle video ricette, informazioni varie sul mondo dell'hamburger. Poi abbiamo una sezione dedicata alla ristorazione, appunto, dove potete ordinare una campionatura con solo 10 euro, giusto per coprire le spese di spedizione, dove riceverete una scatola con dentro un pack per ogni tipo di prodotto. E dopodiché, una volta che avete comprato la campionatura, provate i prodotti e dopo vi contatteremo per intraprendere, si spera, questa collaborazione commerciale. Anche nel lato ristorazione abbiamo un blog con consigli di utilizzo dei prodotti, piuttosto che novità in arrivo, piuttosto che altre informazioni utili per i ristoratori in Italia. Beh, diciamo che con il marketing siete davvero fortissimi, me ne sono accorto da ciò che appunto dicevi. Non a caso lui ha sulla maglietta il brand in primissimo piano. È il momento di assaggiare uno dei vostri prodotti, non più in anonimato come ieri, ma mi aspetto qualcosa preparato dai vostri chef, che stanno appunto preparando tantissimi panini per tutti gli appassionati e i professional. Filippo Murcia, co-founder dell'azienda e brand ambassador, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, vi aspettiamo al nostro stand qui a Rimini, a Beer & Food Attraction, padiglione A1, stand 50. Abbiamo un sacco di hamburger, hot dog, panini da farvi provare, vi aspettiamo affamati.